Un 25 aprile da record per l'Aquila, complice la bella giornata di sole, parchi cittadini e centro storico davvero da sold out. Importante anche l'iniziativa del movimento dei commercianti dell'Aquila, che hanno deciso di tenere aperti i loro negozi nella giornata di festa e replicheranno domenica, ma non solo, l'idea è di farlo tutte le domeniche e anche alle festività, primo maggio compreso. E gli affari sono andati bene, non solo nelle attività di ristorazione, ma anche dei negozi. L'idea è di spingere sempre più persone alla propensione dell'acquisto in centro, che negli anni dopo il sisma si è un po' abbandonato, ma ora le attività stanno rinascendo, ci sono in programma anche altre nuove aperture e dunque si può fare. Le idee dei commercianti sono tante, anche quella di una card di sconti per chi frequenta i negozi del centro e iniziative tutto l'anno per rendere il flusso costante. Le attività nel centro storico ad oggi sono 186, anzi di più, considerando anche le casette di legno in Piazza Duomo che però saranno collocate altrove. Il movimento dei negozianti ha raccolto circa 140 adesioni e sarà un'estate in cui si punterà a far arrivare in centro storico sempre più persone. In questi giorni, tra l'altro, l'Aquila è stata presa d'assalto anche dai turisti, complice i servizi per il decennale andati in onda sulle reti nazionali, ma anche la tanto discussa fiction. Tante persone, per curiosità, hanno voluto vedere l'Aquila. E nella giornata del 25 aprile, tantissimi gli autobus che hanno scaricato i turisti alla Fontana Luminosa.